Benvenuti nella beta chiusa di Titanfall. Andiamo a giocarla. Play beta. Iniziamo con Attricio. Ecco, adesso in questa fase di attesa di caricamento del server della partita possiamo vedere gli equipaggiamenti del soldato. Tutto in stile Call of Duty, ricordiamo che alcuni dei creatori di Titanfall sono alcuni dei creatori anche della serie di Call of Duty. Possiamo vedere varie armi che a loro volta avranno anche altre personalizzazioni. Partiamo con kit base. Vediamo un po', arma di fianco. Arma anti-Titan, va bene questo. Andiamo indietro. Vediamo invece il Titan. Wow. Artiglieria. Tank. Assault. Tank. Decisamente tank. Mancano solo 10 secondi all'immersione nella frontiera. La mappa è Fracture, Attrition. E la modalità di gioco, come abbiamo già visto. Andiamo. Ricordiamo, le aspettative per questo gioco, per il suo rilascio, sono molto, molto alte. Già ha fatto razzia di giudizi positivi e premi della critica, sin dalla sua presentazione nel 2012. Jumping in 3, 2, 1, go. Molto bello il deployment. Eccoci sulla frontiera. I comandi sono molto immediati. Per chi viene da Call of Duty o Battlefield non troverà nessun problema. Wow. Beh, l'ambientazione è una gioia per gli occhi. Sicuramente la grafica ha ancora degli elementi che devono essere rifiniti, ma non si può certo dire che non sia una gioia per gli occhi. Ecco un nemico. Ah, ne avevamo già un altro alle spalle. Ecco, adesso abbiamo la scelta se attendere per entrare come Titan 3 minuti oppure continuare come fanteria e dare manforte. Diamo manforte, rendiamoci utili. Sarebbe voluto un'arma da distanza. No, questa funziona solo contro il Titan. Oh, nemico. Interessante, abbiamo potuto vedere un minuto di... un attimo, anzi, di combattimento corpo a corpo. Cerchiamo di aggirare il nemico. Fiancheggiare sempre. Eccoli. Forse siamo riusciti ad arrivare alle loro spalle. Ah, ecco un Titan schierato. Andiamo, 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 andiamo. Oh, oh, Titan nemico. Colpo diretto andato. Nascondiamoci. La tattica da usare quando ci si trova come fanteria contro mezzi pesanti è sempre... è sempre il colpisci e fuggi. Tattiche di guerriglia. In questo momento vorrei una mina. Non so se verranno inserite nel gioco, se sono già presenti, ma adesso se ne sente davvero il bisogno. Adesso siamo riusciti a girarlo, si vede del fumo. Eccolo, sì, ce l'abbiamo fatta. Come vedete i jetpack sono davvero utili. Ah, non siamo riusciti a completare l'opera però. Due colpi a segno li abbiamo messi. Eccola, killcam.
Un colpo decisivo. Ah, il nostro Titan è pronto. Ecco, è sul tetto, in arrivo. Fanno dei tetti davvero robusti. E combattiamo. Cerchiamo il nemico di prima e vediamo di finirlo. Eccolo. Abbiamo la possibilità di lanciare uno scudo con la Q. Passiamo allo scontro corpo a corpo. Anzi, è arrivato il momento di uscire. Davvero coinvolgente. Non c'è che dire, è frenetico anche. Ottima posizione. Oh mamma. Avevano qualcuno che li copriva. Seguiamo la minimappa in alto a sinistra per avere un attimo una situazione generale. Dirigiamoci verso ovest. Qui deve esserci la fanteria che cerca di distruggere il nostro titan alleato. La fanteria, come avete visto, viene schierata in gruppo tramite delle capsule, un po' come in un vecchio Battlefield che parlava appunto di guerra futuristica. Anche lì avevamo dei robot di supporto alla fanteria. Continuiamo il nostro combattimento. Ecco, in alto a sinistra, titan nemico, ecco lo scudo che vi dicevo prima. Mordi e fuggi, via. Qui ci deve essere un altro titan. Il mio titan è pronto. Non conviene schierarlo direttamente sul campo di battaglia, ma andare in una zona più tranquilla. Andiamo indietro. Andiamo indietro. Ecco, in arrivo. Saliamo. Vediamo di essere più produttivi rispetto a prima. Bisogna stare attenti alla fanteria perché può saltare sopra il vostro titan e manometterlo. Hanno pensato davvero a tutto. Ah, stiamo subendo fuoco un nemico. No. Ah, ecco, Rodeo attacca, abbiamo qualcuno sopra. Scendiamo senza distruggere il titan. Ecco. Peccato. Guardate quant'è grande l'arma di un titan rispetto alla nostra. Non si può perdere la concentrazione un attimo. Corriamo. Adesso che c'è un attimo di calma, vedete, con la Q è possibile rendersi invisibili per un breve periodo di tempo. Vendetta. La partita volge al termine. Per osservare i giocatori che sono ancora in vita. Punto di estrazione.
È finita. Non è stato male. Devo dire, davvero coinvolgente. Adesso vi lascio e rimandiamo l'appuntamento all'uscita della versione definitiva di Titanfall, prevista per metà marzo. Vi lascio con delle ottime aspettative. Credo che le avrete anche voi verso questo titolo. Davvero bello, coinvolgente e frenetico. Sul nostro canale YouTube troverete altri due video. E per ora è tutto. A presto con Titanfall, sempre su extremehardware.com. A presto!